Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Allora, ragazzi, oggi, quando uscirà questo video, sarà uscita anche la mia canzone nuova, Via del tutto eccezionale, di cui sono felicissima e spero tanto vi piaccia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, innanzitutto, come state, che combinate di bello nella vostra vita, ma anche le vostre opinioni su cosa ho combinato io nella mia. Quindi ditemi se la canzone vi piace, eccetera, eccetera. Quello che ho deciso di fare oggi è uno story time su quando l'ho scritta, quando l'ho incisa, come ho fatto anche con le altre, perché di che cosa parla testo, musica, ne parlerò in svariate interviste che già ho prenotate, tipo ce n'è una che domani, 1º maggio, farò, però è registrata, quindi poi vi dirò quando va in onda e la riposterò qui. Con il permesso del programma, ma me l'hanno sempre dato, quindi penso che me lo daranno anche stavolta senza problemi. Comunque, la fase di scrittura di questa canzone ovviamente è stata lunga per due motivi. Uno, io sono un essere umano e ancora di più una cantautrice estremamente pignola. In realtà su altre cose sono estremamente approssimativa, tipo sono molto disordinata e. Però no, nell'arte sono estremamente pignola, voglio fare le cose fatte bene, non voglio scrivere cavolate, se voglio scrivere una cosa la voglio dire in un certo modo, come dice il buon Niccolò Fabi, non è cosa ma è come, quindi anche esprimere un concetto espresso e riespresso, io per l'appunto lo voglio esprimere a modo mio e non in modi banali, per cui ci ho messo un bel po'. E perché ho poco tempo, sempre poco tempo, con l'accademia, con l'attività d'artista di strada, ci ho messo qualche settimana a finire di scriverla. E sia il testo che poi la musica, perché come sentirete ci sono dei cori nel ritornello, una specie molto di canone, perché canone è un termine classico, però comunque per dire botta e risposta, diciamo, anche se la frase è la stessa. Adesso non vi voglio spoilerare troppo, poi l'andrete a sentire, spero. E quindi per partorire quello, i controcanti nello special, ci ho messo un po'. Il giro d'accordi, relativamente poco in realtà ci ho messo. Ci ho messo di più per fare la melodia. Perché tra l'altro, ragazzi, ho iniziato a comporre questa melodia, a un certo punto mi sono resa conto che era pari pari alcune note dell'inizio, poi cambiava. Però le note dell'inizio erano pari pari alle note dell'inizio di Come una fiamma. Ho detto, stai fermi, non va bene. Ovviamente non me ne ero accorta. Però essendo un mio pezzo, avendolo sempre nelle orecchie, che lo suono spesso quando suono, e suono praticamente un giorno sì, uno no, evidentemente non ci avevo pensato a questa cosa e si somigliavano tantissimo le due canzoni all'inizio, poi cambiava, ripeto. Però abbiamo risolto questo problema cambiando delle note, che alla fine erano poche. E poi insomma ho fatto una demo con l'ukulele e ho scritto a Francesca Baglieri con cui ormai collaboro da ben tre pezzi, questo è il terzo pezzo che lei mi produce, che facciamo insieme e abbiamo iniziato a buttare giù delle idee e poi l'ukulele gliel'ho mandato così come poi l'ho registrato, è tutto accompagnamento di ukulele praticamente. Lei mi ha dato un'idea per il piano e poi ho suonato anche il piano, così io ho registrato sia l'ukulele che il piano in questa canzone, suonati da me. Poi gli altri strumenti li ha aggiunti Francesca con la do, e che sarebbe per i profani Cubase o altri programmi per creare musica. E cioè, i giorni di queste due registrazioni, stranamente, è stata buona la prima, dico stranamente perché io di solito mi agito. E come avrete sentito nel video che ho fatto come questo in cui parlavo di slegami, ve lo lascio qui da qualche parte. No, le schede, quindi sarà o qui o qui. Beh, insomma, dicevo, nel corso di slegami mi ero agitata tantissimo con l'ukulele, anche se l'avevo provato, studiato, ci ho messo un botto per fare bene sto ukulele. Però stavolta, per fortuna, invece, è andato liscio l'ukulele. Abbiamo fatto, mi pare, due tracce giusto per sicurezza. E anche il piano, abbiamo corretto delle cose perché io col piano mi agito un po' di più, però comunque alla fine è buona la prima. E il giorno della registrazione della voce,
Io sono entrata in macchina di Francesca perché siamo andate a registrare dal cugino che ha uno studio. Lo so che mio cugino sembra non professionale, ma vi posso assicurare che lo è super professionale. Mi sono sempre trovata bene. E mi metto in macchina e le dico: Fra, mi devi fare un piacere, devi mettere Fiorella Mannoia. E io cantavo sopra Fiorella Mannoia, mi sono scaldata in questo modo e sono arrivata lì scaldata. Questo perché? Perché per come una fiamma ci ho messo un botto a scaldarmi, ma proprio tanto. Cioè, tipo, cantavo e praticamente alla fine il cugino di Francesca mi ha fatto scaldare là, mi ha detto: senti, ti metto una canzone che ti canti di solito quando canti per i fatti tuoi a casa. E la canti, e io ho scelto ovviamente Treni a Vapore di Fiorella Mannoia, l'ho cantata e mi hanno detto: ecco, se canti così è perfetto. E quindi, onde prevenire questa cosa di perdere ancora più tempo lì per riscaldarmi, ho detto a lei: senti, metti Fiorella Mannoia durante il viaggio, e sono arrivata riscaldata. Infatti anche la voce è andata, devo dire, abbastanza liscia. Ci sono state, vabbè, 2 o 3 imperfezioni, mi hanno detto: rifalla, però l'ho rifatta e... cose di routine, devo dire, non ero proprio che mi ero inceppata, oh mio Dio, non ci riesco. In alcuni momenti mi è successo prima, in occasioni precedenti, ed è veramente brutto perché poi stanno lavorando anche altre persone con te e tu ti senti che stai buttando il tuo tempo e il loro. Questo perché io non accetto l'umanità che è in me, il poter sbagliare, sono anche troppo perfezionista. Ma quello è un capitolo a parte, è sempre sul fatto della preoccupazione del brodo di qualche video fa. E la batteria, ragazzi, ve l'ho raccontato nel video precedente che purtroppo non è stato possibile inserirla, non abbiamo ancora capito quale fosse il problema, però abbiamo detto, io dicevo a Simone, magari ci riproviamo più avanti a fare una versione diversa della canzone, tanto l'autore sono io, il compositore sono io, non è che devo chiedere il permesso a qualcun altro per farne un'altra versione, per cui magari un giorno lo faremo. Comunque mi è dispiaciuto perché abbiamo veramente lavorato, soprattutto lui, per la batteria, ma non solo a livello di suonare. Praticamente la sala prove era giù in fondo alle scale, non c'era l'ascensore a scuola, e Francesca è in sedia a rotelle. L'abbiamo dovuta prendere di peso inizialmente io e lui, poi io non ce la facevo, avevo paurissima di farla cadere, e l'ha aiutato un altro allievo di scuola, perché eravamo al St. Louis, la scuola, l'accademia che frequentiamo, io e Francesca. E quindi ha faticato pure in questo senso, e alla fine non abbiamo potuto inserire la batteria, mi dispiace tanto. Però, ripeto, nessuno ci vieta prima o poi di fare un'altra versione della canzone. E niente, mi pare di avervi raccontato più o meno tutta la genesi, di che cosa parla il testo. Ah, è partita da una frase, questo ve lo posso dire però. Non mi ricordo come mi è venuta in mente. Pensavo tipo che io sono una persona estremamente... che sono sempre preoccupata che le cose andranno male. Non importa quanto qualcuno mi dica che andranno bene, che c'è anche la possibilità che andranno bene. Se io mi sono preparata e ho fatto tutto il necessario, evidentemente andranno bene, c'è più possibilità che andranno bene che il contrario. Ma io tipo lì, no, mi è venuta in mente questa frase: riesci a far sprecare fiato anche al destino. Tipo, vabbè, che te lo dico a fare che andrà bene se tu hai deciso di agitarti. Ed è infatti la prima frase della canzone, e poi prosegue. Ragazzi, io mi dispiace, vi devo salutare perché ho veramente la voce affaticata, mi sto ancora riprendendo dal raffreddore, ma sto andando a suonare per strada perché sono una testa di cavolo. No, perché mi manca veramente troppo, sto male se non lo faccio per troppi giorni. E poi comunque sto meglio, cioè oggi ho cantato 2 ore senza particolari problemi. E però dopo sono un po' faticata, semplicemente. Vi ringrazio, vi saluto, se vi va iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche. E primo video in cui lo dico, ascoltate la mia canzone Via del tutto eccezionale, che troverete qui da qualche parte. Ciao!